Ciao a tutto il gruppo, volevo dare un po' d'ordine al tutto e quindi partire parlando degli amori malati, perché poi alla fine noi andiamo a soffrire quando viviamo un amore malato e non un amore sano. Cosa si intende con amore malato? Come ho già detto in altri video, ma qui vorrei dare una spiegazione un po' più precisa. Gli amori malati sono quelli che nascono, diciamo, non per visione, potremmo dire, dell'essenza dell'altra persona, ma semplicemente per un'amplificazione di turbamenti. Allora, che cos'è un turbamento? Lo ripeto, è un'emozione che è rimasta compressa a suo tempo, quindi un turbamento ha un valore energetico, che poi si rimanifesta nel presente, nel futuro. All'inizio nasce come un qualcosa di energetico fondamentalmente, successivamente si trasferisce e diventa qualcosa di meccanicistico, potremmo dire, nel senso che gli diamo un nome e cognome. Ora, per superare gli amori malati bisogna intanto capire che tipo di legame ci unisce a questa persona che poi alla fine di fatto ci fa soffrire, perché un amore malato rispetto a quello sano è un amore che ci dà sofferenza fondamentalmente. Ora ci sono 5 o 6 punti che possono legarci. Allora, e dipende un po' anche dalla fase dell'età in cui si manifestano. Il primo imprinting che possiamo avere a livello energetico è l'imprinting del rifiuto. Cioè, l'imprinting del rifiuto può nascere in età molto precoce, anche addirittura nella fase di gestazione, cioè una madre che non vuole un figlio e ha questi pensieri, ha già un figlio che nasce sentendosi rifiutato, oppure una madre che vuole, diciamo, un figlio in un certo modo, il figlio si manifesta in un modo diverso, per qualunque motivo. Quindi il primo vero, diciamo, complesso precoce è il complesso del rifiuto, potremmo dire il turbamento del rifiuto. E chi ha vissuto questo, purtroppo, se non riesce ad andare a sbloccarlo, poi vedremo in altri video successivamente come sbloccare tutto questo, vivrà amori malati sul rifiuto, cioè si innamorerà fondamentalmente, lui crederà di essere innamorato su persone che tenderanno a fare vivere il rifiuto, che non saranno disponibili fondamentalmente. Un altro turbamento, altri turbamenti che sono legati a questi, che vengono prodotti generalmente dai genitori che chiamiamo buoni. Buoni perché comunque non entrano in conflitto con noi, ma comunque ci possono amplificare dei turbamenti. Il papà che dice alla figlia non uscire, puoi uscire pure tranquillamente, figlia mia, la sera, però sappi che lì fuori c'è un mondo cattivo, tu non devi tradire la fiducia del papà. E questo già può generare un turbamento. Questi quattro, diciamo, turbamenti sono l'abbandono, il senso di colpa fondamentalmente, e poi ve ne sono altri due che sono legati, diciamo, alla disistima in se stessi e alla paura di, come dire, perdere ciò che abbiamo, che è un po' diverso dall'abbandono, ma comunque sono tutto sommato abbastanza simili. E questi vengono inflitti, tra virgolette, dal genitore buono fondamentalmente, il quale attraverso dei ricatti fondamentalmente, ricatti inconsapevoli, genera questo tipo di imprinting, questi quattro tipologie di imprinting. Poi ve ne sono invece altri che sono legati fondamentalmente al genitore cattivo, quello col quale abbiamo dei conflitti fondamentalmente, e che sono essenzialmente questi, sono il timore del giudizio, cioè il timore di essere giudicati negativamente da questa persona, e la disistima, il genitore che dice non vali nulla, sei una merda. Quindi sono altri, diciamo,
diciamo, turbamenti che possono generare amori malati. Ve ne sono ancora altri che avvengono in una fase successiva, fondamentalmente un altro che avviene, può avvenire anche in fase diciamo preadolescenziale, che è la comparazione fallimentare, cioè quando ci sentiamo comparati in modo fallimentare con un'altra persona, che possa essere un fratello, che possa essere una sorella, che possa essere chiunque. Tenderemo a sentirci inadeguati e ad agganciarci, ad innamorarci di persone che ci fanno vivere questa, diciamo, questa sorta di fallimento. Quindi questi sono gli imprinting fondamentali che generano gli amori malati. Questo è il primo messaggio che voglio dare e successivamente l'importante è capire quali sono, diciamo, le motivazioni che ci spingono ad agganciarci a un certo tipo di persona. Successivamente vedremo in altri video come fare a venirne fuori. Per adesso, per questo video è tutto e ai prossimi. Ciao!